Oggi parliamo di forze, ovvero di interazione elettromeccanica. Allora, la base di tutto è la cosiddetta forza di Lorentz. Attenzione, non mi fare male. La cosiddetta forza di Lorentz, ovvero la forza che agisce su una singola carica in presenza di un campo elettromagnetico. Vi ricordate che la forza, la chiamo FQ per dire la forza sulla singola carica Q, è pari a Q E più V vettore B. Abbiamo più volte richiamato questa espressione come, se volete, definizione operativa dei campi elettrico e dell'induzione magnetica. Allora, noi supporremo nel prosieguo di questa lezione che il contributo alla forza del campo elettrico sia trascurabile rispetto a quello del campo magnetico. Questa è un'ipotesi molto ben verificata nelle macchine elettriche che sfruttano queste forze per convertire energia elettrica in energia meccanica e viceversa. Quindi noi diremo in pratica, questo lo considereremo uguale a Q nei vettor B, avendo trascurato appunto la parte relativa al campo elettrico. Questo è il calcolo della forza sulla singola carica. È chiaro che se noi abbiamo n cariche per unità di volume, immaginate per esempio il famoso gas di elettroni, no? Tanto per fissare le idee, è chiaro che avremo che su ciascuna di queste cariche agisce la forza FQ, e quindi la quantità NFQ è la densità di forza, cioè la forza per unità di volume. Se noi moltiplichiamo la forza sulla singola carica per il numero di cariche per unità di volume, otteniamo la forza per unità di volume, ossia la densità di forza, che quindi ha come espressione NQV vettore B. Ma la quantità NQV la conosciamo bene, essa è la densità di corrente J, la grandezza macroscopica che descrive il moto delle cariche, il modo ordinato delle cariche, no, che abbiamo più volte richiamato nel corso. Ecco che quindi la densità di forza in natura elettromagnetica ha questa espressione, in natura magnetica per la verità, perché la parte elettrica l'abbiamo trascurata, ha questa espressione. Questo vale tutto in generale e si può applicare a varie situazioni. Il caso più comune, diciamo così, è quello in cui, come ben sappiamo, la densità di corrente fluisce in conduttori filiformi. È la situazione di gran lunga più usuale. Quindi abbiamo in pratica un conduttore, questo è un tratto di filo, diciamo così, percorso da una certa corrente I. Se volessi fare lo zoom di questa cosa, magari un trattino di questo, avrei una cosa del genere. Questa è l'area, immagino che sia infinitesima, la chiamo ds. Considero un trattino di lunghezza infinitesima, diciamo dl. Questo è dl, il trattino infinitesimo. Questo è ds, la sezione che considero infinitesima del filo. Come faccio a fare il calcolo della forza agente su questo filo? Allora, per fare il calcolo della forza F agente su questo filo, devo fare l'integrale sul volume del filo della densità di forza che ho prima calcolato. F piccolo della densità di forza, per avere la forza complessiva sul filo, è chiaramente pari all'integrale di volume della densità di forza, ovvero l'integrale di volume di J vettor B in dB. Allora, quanto vale quanto vale il contributo elementare a questa forza legato a questo trattino di filo qua identificato? Vediamo DF, che sarebbe chiaramente J vettor B in dB, no? Quindi di questo calcolo complessivo sto prendendo un pezzettino, avendo suddiviso il filo in tanti volumetti elementari, no? Come sempre si fa. Allora, a che cosa è uguale J? Allora, J è diretto lungo l'asse del filo, come sappiamo, chiamo T il versore tangente al filo, e
quindi G sarà pari, sarà diretto lungo T. E il suo modulo sappiamo bene essere la corrente I diviso l'area ds che sto considerando. Nell'ipotesi che il filo è molto sottile, sappiamo possiamo ritenere J uniforme, quindi è pari al valore della corrente complessiva diviso l'area della sezione su cui essa si ripartisce. Quindi questo, d'accordo? I diviso ds. Poi c'è da scrivere dB. dV, scusate, l'elemento di volume, che chiaramente descrive ds dl, no? Quindi ds si può semplificare, viene fuori i t vettor b in dl. Ecco che quindi la forza complessiva che viene fuori dalla somma di tutti questi contributi elementari sarebbe la somma di tutti quanti questi df, viene fuori un integrale sulla linea gamma che rappresenta il filo di i t vettor b in df. Io ho portato fuori perché è costante sul filo, no? Quindi questo è il contributo elementare, li sommo tutti quanti, quando faccio la somma di tutti questi tratti su df faccio un integrale di linea praticamente, che si scrive in questo modo, dove I è portato fuori dalla linea, dall'integrale in linea, perché appunto è costante in tutti i punti del filo, il tubo di flusso, no? Che ben conosciamo. Va bene, quindi questa è l'espressione della forza su un filo. Chiaro? Bene, allora applichiamo questa cosa ad un caso particolare, ovvero quello di due conduttori filiformi rettilinei indefiniti. Cioè ho due fili, questo e questo, rettilinei indefiniti, quindi immaginiamo che la loro lunghezza L sia molto maggiore della distanza D che c'è fra i due fili. Questa è la distanza D, ok? L è la loro lunghezza, diciamo, indefinita. Supponiamo che essi siano attraversati da due correnti, I1 e I2, equiverse secondo questi riferimenti qui. Ok? Vediamo che cosa succede. Se lo vedessi dall'alto questa situazione, avrei questa situazione. I con 1 che viene fuori così, I con 2 che viene fuori così, a distanza di, vabbè, non me lo fate scrivere, a distanza di questi due fili. Quindi sto vedendo questo stesso oggetto però dall'alto. Allora, la compresenza di questi due fili fa nascere una forza che agisce su ciascun filo stesso a causa di quel meccanismo. Perché? Beh, è chiaro che la corrente I con 1 produce, come ben sappiamo, un campo magnetico in tutto lo spazio circostante, le cui linee di campo sono delle circonferenze centrate attorno a I con 1, vi ricordate, no? Il campo B con 1 si scrive I con 0, I con 1, diviso 2 pi greco R con 1, I fi 1. I con 1 è la corrente che stiamo considerando, R con 1 è la distanza dalla corrente che stiamo considerando, I fi 1 è il versore, se io mettessi qua a questo punto sarebbe questo, no? Sarebbe il versore che descrive, questo è R1, è il versore che descrive la rotazione attorno a fi 1, no? Il solito campo che abbiamo già tante volte considerato. In particolare, questo campo B con 1, in corrispondenza di con 2, sarà fatto così. Lo vedete, no? Provate. E qui, in particolare, la distanza R1 vale proprio D. Quindi, in questo caso qui, B con 1, lo chiamo solo il modulo perché la direzione è quella indicata in figura, sarà pari a B con 0, I con 1, diviso 2 pi greco, D. Perché appunto la distanza a cui mi metto è esattamente quello che ho chiamato D. Mi trovate? Mi seguite tutti quanti? Bene. Quindi la corrente I con 2 sente, tra virgolette, il campo B con 1 prodotto dall'altra corrente. L'interazione che c'è fra questa corrente e il campo I con 2 e il campo B con 1
dà luogo ad una forza secondo questa espressione qua. Ecco che quindi il filo 2 sente una forza dovuta alla, al campo prodotto dalla corrente 1. Quantifichiamo questa forza. La chiamo F21, cioè la forza che agisce su 2 per effetto di 1. D'accordo? Chiaro cosa sto facendo? Questo è l'integrale. Sto applicando quella relazione là. Allora, ci metto I con 2, perché ho la corrente 2 che sto considerando. Integrale su gamma 2, il filo che sta realizzando la corrente 2, questo sarebbe gamma 2, la linea su cui agisce, su cui insiste la corrente I con 2. Per T con 2, il versore del filo 2, per V con 1, il campo prodotto da 1, quello che sto considerando, no? Mi trovate? Chiaro per tutti? Mi state seguendo tutti quanti? Benissimo, allora vado avanti. Allora, consideriamo adesso la direzione e il verso di questa forza, prima cosa, e poi ne calcoliamo il modulo. Allora, direzione e verso. Allora, per prima cosa io osservo che il campo B con 1, il campo B con 1 che devo mettere lì dentro, in tutti i punti di gamma 2 è sempre uguale, perché poiché è tutto, diciamo, indefinito in questa direzione, a qualunque altezza io li metto, il campo B con 1 è sempre lo stesso. Mi trovate? Quindi questa è la prima considerazione. Ed è sempre diretto, così come ho fatto vedere in figura. Quindi io ho la corrente I2 che viene fuori da qui, quindi il versore T2 è ortogonale al foglio uscente. Mi trovate? B1 è fatto così. Quando faccio il prodotto vettoriale T2 per B1, ho un vettore che è ortogonale all'uno e all'altro ed è orientato, diciamo, con le regole che ben sappiamo, no? In modo tale che T2 deve ruotare in senso antiorario verso B1. Quindi, poiché deve essere ortogonale a T2 e B1, esso è diretto, questa forza è diretta esattamente lungo la congiungente i due fili. Deve essere ortogonale a questo, deve essere ortogonale a questo, non può che essere diretto così. Il verso, con questa regola che prima dicevamo, è di questo tipo. Questo è F21. Ci trovate? Quindi già capiamo che la forza che subisce il filo 2 è di attrazione verso il filo 1. Quindi come diretta, no? Allora, vediamo nel modulo adesso. Vediamo nel modulo, quindi il modulo di F21 uguale I2 integrale su gamma 2. Allora, il modulo di questa quantità, modulo del prodotto vettoriale, viene fuori il modulo del primo per il modulo del secondo per il seno dell'angolo compreso fra di essi. Vi ricordate, no, questa regola? Allora, modulo del primo quant'è? 1, è un versore, quindi c'è modulo 1. Modulo del secondo, lo chiamo B con 1, senza segno sopra, per dire il modulo del vettore B1, per il seno dell'angolo fra i due. Beh, le due quantità, T2 e B1, sono tra di loro ortogonali, lo vedete? Una T2 è ortogonale al foglio della lavagna e B1 giace proprio nel piano della lavagna, quindi sono ortogonali fra di loro. Quindi c'è un angolo di pi greca mezzi fra di essi, il cui seno è unitario, quindi anche qui non dovrò scrivere niente altro. E quindi ci metto DL. Ora, poiché il campo B1, come già vi ho detto, è uguale in tutti i punti del filo, perché tutto è indefinito nella direzione Z, questo diventa semplicemente I2 B1 per L. Io semplicemente moltiplico l'integrale costante per la lunghezza del tratto su cui faccio l'integrale. Sostituendo a B1 il suo valore, abbiamo I con 0 di 1, 2 per L diviso 2 pi greco di F21. Ecco l'espressione della forza
che si manifesta. Quindi scopro che tra due fili rettilinei indefiniti si manifesta una forza di attrazione se le correnti sono equiverse, che dipende dal prodotto delle due correnti in maniera direttamente proporzionale, vedete? E dipende in maniera inversamente proporzionale dalla distanza dei due fili stessi. Ora, se io facessi il calcolo, della forza F1,2 che agisce su 1 per effetto di 2, troverei una quantità uguale opposta, sostanzialmente. Quindi ancora una forza di attrazione fra i due fili, quindi diretta dall'altra parte del traverso, e di stesso modulo. D'accordo? Vabbè, lo potete fare voi, diciamo, per esercizio. Così come è molto semplice verificare che se io facessi il calcolo, se io facessi il calcolo di della forza fra due correnti controverse, troverei una forza di repulsione. Lo lascio per esercizio questo calcolo. Io ho fatto l'ipotesi che il filo in questione fosse infinitamente sottile, no? Tuttavia ha senso anche porsi il problema di cosa accade se io considero la sezione di questo filo come non trascurabile. Allora, in questo caso, se io cioè considero anche la sezione del filo non trascurabile, quello che succede è che diventa valutabile anche l'effetto del filo su se stesso, che io qui sto ignorando, perché chiaramente avrei un campo infinito in corrispondenza, il campo B con 1 è infinito in corrispondenza di con 1, perde senso, diciamo, il calcolo. Viceversa, se io ho un filo di sezione non infinitesima, ci ricordiamo che al suo interno, se questa è la sezione di raggio A, immaginiamo circolare, al suo interno, dicevo, il campo B, vi ricordate a quell'espressione che studiammo? Se questo è il raggio A, era lineare crescente fino al raggio A e poi inversamente proporzionale alla distanza fuori. Questo è il campo, diciamo, B1 prodotto a filo 1, immaginiamo, no? In funzione del raggio e della distanza dall'asse del filo. E la direzione in cui è, supponendo che la distanza di corrente sia uniforme, no? La direzione in cui è diretto il campo è sempre questa direzione, quella che ho chiamato F1, no? Scusate, allora, che cosa succede quindi in questo caso? Allora, io ho una densità di corrente in questo modo, ho un campo in questo modo, se io faccio, a questo punto faccio una densità di forza, G vettor B, ottengo una densità di forza diretta in questo modo qua. Vedete? Lo stesso prodotto vettoriale fatto prima, no? Quindi J è diretto in questo modo. Adesso sto considerando densità di corrente perché ho, diciamo, espanso la sezione del filo, no? Quindi J è diretto in questo modo, B e B con 1 è diretto in questo modo, J vettor B mi dà luogo a una densità di forza diretta in questo modo. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che su questo filo di sezione, diciamo, non trascurabile si manifesta una densità di forza che tende, vedete, a collassare il filo verso l'asse, una forza cosiddetta di strizione che tende appunto a stringere questo filo. Chiaro? Lo vedete, no? Come viene fuori? Se volete lo potete anche vedere in maniera più intuitiva, semplicemente dicendo che questo filo massiccio, diciamo così, lo posso suddividere in tanti fili elementari, ciascuno attraversato da una corrente in questa direzione.
e tutti questi fili elementari, per quello che abbiamo detto prima, tendono a attrarsi l'uni agli altri, l'uni con gli altri, e quindi tendono a strizzare questo conduttore. Allora, fin tanto che si tratta di un conduttore, usuale, tipo il rame, che abbia quindi un reticolo cristallino, si può pensare che in condizioni normali questa forza di strizione sia compensata dalla reazione vincolare del reticolo cristallino. Quindi nei fatti non succede niente, a meno che le correnti non siano veramente molto intense in modo tale che il campo sia esorbitante, ma in condizioni normali non succede niente. In un conduttore normale, un conduttore usuale, un conduttore metallico, diciamo così, a seguito di questa forza di strizione. Questa forza di strizione può avere un effetto importantissimo in situazioni particolari, tipo quelle di un conduttore gassoso. Se ho a che fare con un conduttore che è un gas, allora in questo caso questa forza di strizione può avere un effetto sostanziale. È quello che accade, per esempio, nei plasmi, che sono dei gas ionizzati. Ne abbiamo menzionati chi c'era nel seminario che abbiamo fatto qualche giorno fa. Sono dei gas ionizzati che permettono quindi il passaggio di corrente al loro interno e quindi possono essere assimilati a dei conduttori in qualche modo deformabili. Su quel tipo di conduttore questa forza di strizione ha un effetto determinante. Quindi per esempio anche nel plasma che si manifesta nel tubo a neutroni, questo effetto di strizione va considerato perché è importante. Bene. Di questi calcoli se ne possono fare moltissimi in diverse geometrie, diciamo per moltissime applicazioni. Per esempio, facciamo giusto per sbarrirci un po', diciamo così, il calcolo di forze di questo tipo qui, che nascono dall'interazione fra bobine. Questo trova poi un'applicazione che vi farò vedere molto molto chiara. Ma lo faccio posso cancellare qui? Allora, consideriamo una bobina, magari la faccio così, immaginate che qui abbiamo un solenoide, una bobina, un solenoide, con tante spire che escono da qua e entrano qui, d'accordo? Bene, diciamo, quindi immaginate questa bobina, magari faccio qui un altro disegno, faccio un altro disegno un po' più scenografico. Quindi abbiamo questa bobina, così, chiamo I con F la corrente che circola in questa bobina. Tra poco vi sarà chiaro perché la indico con F questa corrente. Quindi con F la corrente è qui. Allora, supponiamo che all'interno di questa bobina, che vedete ho disegnato in maniera abbastanza ampia, sia alloggiata una seconda bobina, un secondo solenoide, più piccolino. Di cui faccio... Allora, fatemi tratteggiare l'asse di questo primo solenoide. E faccio solo una spina per capirci. Allora, faccio... fare un poco meno, scusa. Ok, vedete questa bobina, ho fatto una spira, va e viene questa spira qui. Immaginate che sia, diciamo, tutto tale da valere le simmetrie e così via. Vedete, l'asse di questa bobina, questa seconda bobina, non è allineato con quello precedente, ma c'è un angolo, lo chiamo alfa, messo così, ok? D'accordo. Allora,
la corrente che circola in questa seconda bobina, che sta qui dentro, immaginate quindi una seconda bobina fatta così qui dentro, che è più piccolina, la corrente che circola qui la chiamo I con M. E suppongo altresì che questa bobina più piccola sia libera di ruotare attorno al proprio asse, cioè questa bobina può ruotare così. Per questo la chiamo M per dire mobile, perché è libera di ruotare attorno al proprio asse, mentre questa è fissa, quindi chiamo I con F la corrente corrispondente. Quindi ho una bobina fissa con dentro una piccola, una bobina più piccola mobile. Ok? Allora, che cosa succede? Allora, anche qui ho campi e correnti che interagendo fra di loro danno luogo a delle forze. Allora, come sono fatte queste forze? Allora, vediamo un po'. Il campo prodotto dalla bobina fissa, lo chiamo B con F. B con F è il campo della bobina fissa, quella di fuori, per capirci. È chiaramente un campo assiale, come ben sappiamo, uniforme. No? Sappiamo che, insomma, se il sonnello è fatto bene, possiamo ritenere vere queste approssimazioni. Quindi, in particolare, sarà fatto così, B con F. No, regola della mano destra, B con F. Anche qui avrò un campo B con F uguale a quello precedente, fatto così. Bene, ma adesso l'interazione tra questo B con F e la corrente I con M della bobina mobile dà luogo ad una forza che è quella scritta là. Come è diretta questa forza? Poi dopo la quantifichiamo, ma vediamo prima direzione e verso. Allora, devo fare... Allora, devo fare... facciamo in modo che la corrente è così orientata diversamente, la voglio orientare diversamente, facciamo l'orientamento della corrente uscente qua e entrante qua, così è un pochino più facile il calcolo, se no i segni cambiano, va bene, è essenziale. Allora, facciamo quindi il calcolo della forza che agisce per effetto dell'interazione fra corrente e campo. Allora, qui devo fare il prodotto vettoriale tra questa corrente, la direzione di questa corrente, il versore tangente e il campo qui. Facendo questo prodotto vettoriale viene fuori una forza ortogonale a questa diretta così, vedete? Mi trovate? Con la regola per cui il versore tangente deve ruotare in senso antiorario sul versore G. Analogo discorso qui, questa volta abbiamo tangente, il versore tangente che entra. Il versore del B con F è fatto così, quindi la forza è ortogonale a entrambe, diretta in questo modo. D'accordo? Benissimo. Bene. Allora, qual è l'effetto di questa, di queste due forze? Beh, chiaramente è... diciamo sì, questa forza qui si può scomporre in due componenti. Una componente lungo la direzione ortogonale all'asse della spina mobile, questa componente qui, e una componente sul piano della spina, questa qua. E allora lo discorso posso fare qui. Quindi ho questa componente qui e questa componente qui. D'accordo? Allora, che cosa succede? Queste due componenti sul piano della spina tendono, vedete, a comprimere la spina stessa, tendono a schiacciarla. Supponiamo che la spina sia rigida in quella direzione, in modo tale che questa deformazione non avvenga. D'accordo? Viceversa, queste due forze qui, queste due componenti di forza qui, questa e questa, nel piano, nella direzione ortogonale al piano della spina, tendono a far ruotare la spira proprio attorno all'asse rispetto a cui è libera di ruotare. Vi ricordate, prima vi ho detto che era libera di ruotare in questa direzione. Ecco che quindi questa spira nei fatti ruota.
ruota in quella direzione là. E la coppia a cui è soggetta questa spira è proporzionale alla forza che c'è, chiaramente, ovvero è proporzionale al prodotto fra la corrente con M e il campo B con F. Ci metto un alfa, va, quindi è proporzionale. Chiaro come viene fuori questo? La coppia che si genera per effetto di queste due componenti di forza è proporzionale a questa forza, la quale forza dipende in maniera direttamente proporzionale dalla corrente della bobina mobile e dal campo della bobina fissa, no? Secondo queste espressioni. Poi ci sono dei termini geometrici di mezzo, non li metto in gioco, insomma, stanno tutti quanti del fattore molto diverso. Ma io so che la corrente, scusate, che il campo della bobina fissa è proporzionale alla corrente della bobina fissa, e quindi questo si può scrivere ancora come una costante di proporzionalità I con N per I con F. Ora, che cosa me ne faccio di questo? Con questo principio di funzionamento io riesco a realizzare degli strumenti di misura. Vi faccio capire come. Allora, immaginate che la corrente con M e la corrente con F siano sinusoidali. Così, no? Due correnti sinusoidali con un certo valore efficace a una certa parte. Allora, la coppia che viene fuori, essendo proporzionale al prodotto fra le due, quando vado a fare questi prodotti verrà una cosa che è proporzionale. Vabbè, non lo faccio. Beta viene 2 I con N I con F, poi dovrei scrivere il prodotto dei semi, no? Che si scrive con le formule che già abbiamo applicato, come coseno della differenza, un mezzo per il coseno della differenza, quindi il coseno di alfa m meno alfa f, meno il coseno della somma 2 omega t più alfa m più alfa f. Ho applicato le formule di Werner, no, sostanzialmente. Quindi, facendo il prodotto di questi due seni, viene fuori un mezzo questa espressione qua. Vabbè, formula di economia, non più di questo. Quindi vedete che la coppia che si esercita sulla bobina mobile, quindi la pone in rotazione, dipende dal prodotto dei valori efficaci delle correnti per un termine che è costante legato al coseno dello sfasamento fra le due correnti, più un termine sinusoidale a pulsazione doppia rispetto a quello di partenza. Quello che io faccio adesso è collegare la bobina mobile ad una molla. Una molla la quale tende a richiamare la bobina con una forza che è proporzionale allo spostamento angolare secondo la costante elastica della molla stessa. Bene, sotto, diciamo, condizioni molto ragionevoli, è possibile rendersi conto, intuitivamente lo capiamo, che lo spostamento angolare di questa bobina richiamata dalla molla è proporzionale a questo valore costante della coppia. Che cosa cioè sto dicendo? Allora, la coppia è pari a un termine costante più questo termine sinusoidale a pulsazione doppia. Tuttavia, se questa pulsazione doppia è molto molto elevata, stiamo parlando di 100 Hz, no? Se consideriamo le frequenze industriali, la molla di richiamo non ce la fa, diciamo così, a seguire queste oscillazioni così rapide. Questo ve lo potrei dire, diciamo, in maniera un po' più accurata e precisa, facendo riferimento anche a quello che abbiamo studiato sulla
sui circuiti risonanti. Questo sistema massa-molle è un sistema risonante meccanico che ha la capacità di filtrare sostanzialmente le oscillazioni troppo rapide. Quindi quello che sto dicendo è che se queste oscillazioni sono molto rapide, allora rispetto all'inerzia del sistema, allora lo spostamento di cui si muove la bobina mobile, lo chiamo delta, lo spostamento angolare, richiamato dalla molla di richiamo, è proporzionale semplicemente al valore costante, il valore medio di questa coppia qui. Quindi è I con M, I con F, coseno alfa M meno alfa F. Ok? Bene, quindi ho uno spostamento angolare che è proporzionale a questa quantità che ho segnato la mano. Grazie a questa proprietà io posso realizzare una serie di strumenti di misura. Per esempio, vi faccio vedere adesso come esempio, un wattmetro. Se io per esempio voglio misurare la potenza attiva assorbita da questa impedenza Z, che è attraversata da una corrente IZ ed è sottoposta a una tensione VZ, chiaramente quello che voglio misurare è VZ uguale al sarebbe VZ IZ coseno di FZ, l'angolo di sfasamento tra le due, no? Questa è la potenza attiva assorbita da un'impedenza Z, definizione statica. Allora io che cosa faccio? Collego a questa impedenza di cui voglio misurare la potenza attiva questo oggetto qua, in questo modo. Questa che ho diviso in due è la bobina fissa. L'ho divisa in due perché poi qui dentro ci devo alloggiare la bobina mobile. Quindi, diciamo, per fare schematicamente questa cosa. Quindi questa è I con M, questa è I con F. Questa è I con F e questa è I con M. D'accordo? Quello che faccio è fare questo collegamento, metto qui in serie la bobina mobile una resistenza R con M molto grande, fra un minuto ci arriviamo, e collego questo in questo modo. Quindi che cosa ho fatto? Ho collegato la bobina mobile in parallelo all'impedenza, la bobina fissa, diciamo in serie, fra un minuto vi faccio vedere qualche precisazione su questo, collegando in serie ad essa anche una resistenza di valore molto elevato. Adesso vi farò vedere, in questo modo realizzo un wattmetro la cui amperometrica è proprio la bobina fissa e la cui voltmetrica è la bobina mobile. E infatti l'indicazione di questo oggetto collegato in questo modo a che cosa vuole? Allora, delta, sta scritto qua, senza che lo riscriva, I con M, I con F, così non affa M, non affa. Adesso, la corrente della bobina mobile, I con M, è uguale a la tensione che c'è ai capi della bobina mobile, che è proprio VZ, vedete? VZ, diviso l'impedenza complessiva, che è l'impedenza della bobina, questa qui la chiamo Z con M, più questa resistenza R con M che ci ho messo io. D'accordo? Lo vedete, no? La corrente circola qua è pari alla tensione che c'è, questo sarebbe ancora ben Z, no? Diviso questa impedenza, Z con M più R con M. Adesso, poiché io ho supposto R con M molto grande, adesso capite che cosa vuol dire molto grande? Vuol dire molto grande rispetto a questa impedenza qua. Io ho che I con M è pari a VZ diviso R con M. Vi trovate? Quanto vale la corrente della bobina fissa? Beh, la corrente della bobina fissa I con F, legge di Kirchhoff a questo modo, è pari a I con M
più y con z. Ovvero, quasi uguale, uso questa espressione qua, così. Sì, con zero, sì, no. Bene, a questo punto, io so che R con M è molto grande, la faccio grande abbastanza, anche da rendere questa corrente trascurabile rispetto a questa. Quindi R con M deve essere molto grande, in modo tale da poterci trascurare Z con M vicino, ma anche la corrente I con M rispetto a I con Z. Questo è il concetto. Bene, se facciamo così, che cosa otteniamo? Otteniamo che delta è proporzionale a che cosa? Al valore efficace della corrente I con M, che è pari al valore efficace di V con Z diviso R con M. Sto usando questa relazione. Per valore efficace alla corrente I con F, che è uguale proprio a I con Z, per il coseno, allora, devo fare la fase di M meno la fase di F. Ma la differenza fra queste fasi, vedete, è la differenza fra la fase della tensione e la fase della corrente Z, cioè esattamente quello che si chiama angolo di carico dell'impedenza Z. Ricordate, quello sfasamento fra tensione e corrente. Quindi, poiché la corrente con M è proporzionale alla tensione, la corrente con F è proprio con Z, lo sfasamento che c'è fra di esse è proprio l'angolo FZ. E quindi vedete che questo è proporzionale esattamente alla potenza PZ. Ci sono un po' di termini di mezzo, ma esattamente proporzionale a P con Z. Quindi, con questo oggetto, io riesco a realizzare un wattmetro. Si chiama wattmetro elettrodinamico. Questi strumenti basati su questo principio si chiamano strumenti elettrodinamici. È possibile vedere, ma non vi tedio ulteriormente su questo, che collegando diversamente queste due bobine si possono realizzare anche un amperometro e un voltmetro elettrodinamici. Quindi, se io considero la bobina fissa in parallelo in serie e la bobina mobile in parallelo, realizzo un amperometro, realizzo un voltmetro. Viceversa, è possibile vedere che se io collego tra di loro in serie le due bobine e le collego poi in parallelo all'oggetto, realizzo un wattmetro. Un wattmetro, oggi non è un carro uno. Viceversa, se io prendo in parallelo le due bobine e collego questo parallelo in serie con l'impedenza, realizzo un amperometro. Adesso, diciamo, a parte il dettaglio che potete trovare anche sui libri, il concetto che vorrei trasmettere è che collegando opportunamente le due bobine fisse e mobili tra di loro e rispetto all'impedenza Z, riesco a realizzare anche un amperometro e un voltmetro, sempre elettrodinamici, cioè basati su questo principio di interazione campi correnti. D'accordo? Vabbè, facciamo un po' di pausa.